Benvenuti. Benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di del video, facciamo un video al giorno dopo, sostanzialmente di Como Venezia, che purtroppo è finita con una sconfitta brutta all'ultimo e diciamo comincia a lasciare un po' di strascichi, soprattutto tra i tifosi. Vedo considerazioni un po' sbagliate, un po' fuorvianti, nel senso che sì, adesso ne andiamo a parlare, però diciamo che in questo momento bisognerebbe essere un po' più lucidi, perché non traiamo conclusioni un po' troppo affrettate, perché il campionato adesso è lungo e la Serie B è un campionato molto particolare con dinamiche molto, molto sue, ecco. Quindi cerchiamo di star calmi e ragioniamoci un po' su, e un po' questo è l'intento del video alla fine, no? E adesso andiamo a parlare un po' di argomenti, ecco. Allora, il primo punto su cui mi voglio un attimo soffermare è: ho letto molti che scrivevano che paradossalmente nella scorsa partita contro Cittadella abbiamo giocato male, però alla fine abbiamo vinto 2-0. Ok, ieri che abbiamo giocato bene, invece è finita al contrario, abbiamo perso all'ultimo. Allora, per me, parto dal fatto che neanche la seconda considerazione è vera. Per me, ieri non abbiamo giocato alla grande, abbiamo giocato meglio dell'altra volta, ma questo non vuol dire che abbiamo giocato bene, secondo me. Cioè, secondo te abbiamo giocato bene No, ieri? ieri in casa abbiamo alternato cose belle con più cose brutte. Il gioco era abbastanza brutto. A parte i lanci che c'erano continuamente, ovviamente ha basato tutta la partita sui lanci, se era Sì, ovvio. soprattutto nel primo tempo, Sì, dopo sul che... Zampano, tra l'altro, Sì, neanche esatto, sull'attaccante. tutto su Zampano, che poi è riuscito in realtà a concludere l'azione col Sì, gol, grazie al gioco che volevano fare su... Palla su Zampano che lui la mette in mezzo. poi un palo colpisce. Sì, però nel secondo tempo poi non si è più visto questo perché alla Sì, fine ha attaccato tanto il Como ieri nel noi secondo tempo. abbiamo attaccato di più il secondo tempo, Sì. a dire la verità, però nel senso, poi abbiamo comunque Senza attaccato Mario. anche nel secondo tempo, abbiamo fatto bene. Ma diciamo, abbiamo giocato con una qualità eccelsa tale da meritare magari la vittoria, e lo dicevamo anche nel video di ieri alla fine. Sì, abbiamo toccato di più, questo è vero, ma sicuramente meritavamo qualcosina in più di loro, e poi alla fine, paradossi, la prendiamo in quel posto, e invece di vincere magari così con un Sì, gol, all'ultimo così, buttato in e mezzo. la prendi, segnano loro, via. Con un gran gol, tra l'altro, perché Cutrone fa un gran gol, Sì. e boh. Però detto questo, Esatto. non si può dire che abbiamo giocato bene, dai. Cioè, abbiamo giocato meglio l'altra volta, ok, però io ho visto Venezia molto migliore. C'è stato un Sì. periodo dove giocavamo veramente a Vero. meraviglia, e anche adesso si vedono a tratti cose molto buone. Schemi funzionanti, triangolazioni fatte bene, inserimenti fatti bene. Cioè, il modo di Vanoli, lo schema di Vanoli è interessantissimo. Gli esterni che salgono, che spingono, i braccetti pure che salgono, insomma. Cioè, diciamo che Vanoli, da quando è arrivato, ha portato veramente tante novità, tante cose belle da vedere. Secondo me, ultimamente non stiamo esprimendo il miglior calcio che abbiamo visto con Vanoli, onestamente. È normale, però Però siamo sì, più o meno a insomma, fine stagione, quasi. stiamo Sicuramente andando l'abbiamo passata verso. la metà, Sì. quindi è normale far sentire un po' la fatica Sì, di c'è tutto la prima stagione. per tutti la fatica alla Sì, fine. è vero, infatti. Però sì, abbiamo giocato meglio in altri periodi, ma detto questo, comunque i risultati positivi, tanti risultati positivi sono arrivati. Non si può dire nulla su questo. Però ci sta anche incappare una partita così, probabilmente, cioè, tante volte partite che magari non meritavamo le abbiamo portate a casa, e ieri che magari meritavamo qualcosina in più rispetto a loro, ma in fin dei conti ci era andato benissimo anche un pareggio, perché comunque non abbiamo giocato talmente meglio di loro da dire i 3 punti sono doverosi. Quindi andava benissimo il pareggio, e invece neanche un punto, insomma.
torniamo a casa con neanche un punto. E torniamo a casa quarti, in classifica. Esatto, perché la Serie B è così. Vai, fai un po' la rassegna della classifica in questo momento. Ora ci troviamo al quarto posto in classifica con 51 punti, con la Cremonese che ha 53 punti, quindi solo 2 punti di distanza dal secondo posto. Sì. Quindi, Il Como ci ha superato. vabbè, la classifica della Serie B è sempre cortissima. Il Catanzaro ha 3 punti di distanza dietro. E il Parma vola da Sì, solo. ovvio. Sì, ma anche per dire, cioè il Parma non è che le vinte tutte, ne vince più delle altre sicuramente perché la classifica lo dice, però non è tipo l'Inter in Serie A che vince tutte le partite. Però è più costante di noi, Sì, è più costante sicuramente. nella vittoria, vince di più e merita il primo posto. Tra l'altro anche loro contro di noi, gol all'ultimo, infatti molti hanno Appunto. detto questa cosa che ha ricordato un po' Parma Venezia, che loro fanno un gran gol all'ultimo. E boh. E quindi anche il Parma, per dire, inciampa ogni tanto in Serie B, non è un campionato dove, questo va un po' a discolpa di quello che è successo ieri, non è un campionato dove puoi vincerle tutte, anche se sei magari la prima, la squadra più forte. Ecco, la Serie B è un campionato dove anche la prima squadra, cioè la prima in classifica può tranquillamente perdere con l'ultima. È un campionato così, cosa che è molto più difficile in una Serie A. Per dire, l'Inter con la Salernitana che perde, cioè, non è Sì, è impossibile, però dai, impossibile. insomma, se dovessimo fare delle quote te la mettono a 1.01, quindi o non te la Vero. fa proprio giocare, non lo Sì, perché più o meno nella serie B siamo quasi tutti allo stesso livello, quasi. so. Sì, le distanze Sì, sono quelle sono veramente limitate. risicate, cioè, ci sono Sì. squadre più forti, infatti tutte quelle che hai letto alla fine, compresi noi, siamo magari più forti di un, non so, di un Ascoli qualsiasi, però non siamo 80 categorie superiori all'Ascoli, siamo più forti. Detto questo, insomma, le sconfitte, i pareggi sono già più possibili che in una Serie A se sei una squadra forte, ecco. Solo questo, quindi per dire che una sconfitta così, sì, magari un piccolo campanello d'allarme lo lancia, però allo stesso tempo possiamo dire che è normale, ci può Sì, stare. però bisogna ricordare anche che abbiamo giocato l'infrasettimanale. È vero, sì. Quindi, anche come le altre volte, perché era già successo che giocando l'infrasettimanale, poi magari la domenica o il sabato, non erano completamente pronti i ragazzi. E Lo soffriamo un infatti, si è po'. visto. È vero, noi lo soffriamo un Sì. pochino, si vede, si vede. Anche mi ricordo all'inizio campionato che comunque non brillavamo sotto l'aspetto del gioco, comunque mi pare che, se non ricordo male, comunque le vittorie arrivassero, però cioè, si faceva un po' di fatica, in qualche modo la portavamo a casa, però comunque si faceva fatica quando c'era il doppio impegno, quelle poche volte alla fine, però sì, è vero, Sì. una dinamica che soffriamo abbastanza perché anche, ovviamente, tutto questo, anche le altre squadre giocano, sono impegnate a metà settimana in questi casi. Però non si può dire che noi non la soffriamo, ecco. Quindi sì, questo è un aspetto da valutare. Speriamo a questo punto di riposarci un po', a recuperare le forze, fondamentale perché comunque, cioè, visto comunque la classifica, per dire una, da essere secondo la settimana prima, la settimana dopo sei quarto. Detto questo, cioè, si parla di una distanza di 3 punti. 2 2 punti. dalla Ad seconda. esempio, la Cremonese la prossima perde, speriamo, però noi vinciamo, speriamo di nuovo. E vedendo un attimo il risultato del Como, magari pareggia il Como, tu sei già secondo per Sì, dire. certo. E facciamo gli scongiuri, però comunque è un campionato così. Paradossalmente, fai una sconfitta la prossima e lì si Sei mette ancora un po' più duro. male. Lì si mette un po' È male vero. perché comunque il calendario è difficile e tutte comunque sono lì a giocarsela. Sono in tante a giocarsela. Non è un conto di avere una rivale, ne hai parecchie perché comunque quelle dietro non sono distanze siderali da te. Si tratta sempre di 3 punti, 4 punti. E in un campionato dove puoi vincere o perdere in qualunque partita, devi stare attentissimo, devi veramente stare in allerta. Andrei un attimo a fare in questo momento una rassegna un po' dei giocatori di come sono andati ieri, senza dar voti perché non mi piace, non
non so te cosa ne pensi, cioè, boh, è No, inutile. perché non è che se un giorno un giocatore gioca male fa schifo. No, sì, esatto, sì. Boh, non mi piace come forma, questo lo No, dico a neanche a tutti. me. Però, insomma, andiamo un attimo a analizzare quel che è successo tra gli 11 in campo e subentranti. Partirei con Joronen, che alla fine sui gol, no, sul primo non è colpevole perché alla fine c'è la deviazione di Sì. Busio. Poi non è che gli siano arrivati troppi in tiri. No, non ha fatto neanche grandi Anche parate, quindi passerei solo oltre sì. velocemente. Passerei a Itses, che alla fine fa una buona partita fino purtroppo al secondo gol, dove secondo Ha sbagliato in teoria, o è stato lui o Ali Dembélé che non ha seguito Cutrone e che ha segnato alla fine me un Cutrone per golasso. un errore difensivo di Sì, uno di lì loro due, non si sa questo. è perché alla fine, cioè, arriva sta palla spiovente e Non si capiscono, si Non si perdono. capisce chi cazzo deve andare su Eh sì. Cutrone, e infatti la palla va dentro e ho visto uno Joronen infuriato per quel gol lì, e ha ragione perché cazzo mancava veramente pochissimo, era il 90esimo se non erro, adesso non ho il tabellino qua, però porca troia, Lo lì capisco, veramente ha fatto ha retto tutta male. la partita più o meno e poi alla fine 90esimo giusto, sbagliano così novantesimo giusto. all'ultimo, lasciano andare E boh, tutta la partita. l'altra parte della difesa bene, secondo me, non do colpevole sia Sbergo che No, Smoke, infatti hanno andarono fatto il il loro. loro lavoro, quello Tra che dovevano fare. l'altro, da notare che comunque in tutto questo Altare praticamente sempre lasciato in panchina, e gli vengono preferiti da una parte. Da quando ho trovato Itses alla fine, da quando ho Sì, trovato è Itses, vero, gli è è sempre stato preferito, sì, preferito. quello ci sta. Eppure Svoboda, perché anche lui era rientrante, è rientrato un po' prima, però da quando è rientrato, alla fine, pian piano, sempre stabilmente titolare, perché lo vede Vero. come braccetto, secondo me. Come braccetto lui, quanto pare, Vanoli Altare. preferisce Sì, preferisce Inzes a Altare. Itses. Esatto. Vabbè, cioè è un sintomo di quanto in realtà siamo una grande squadra, secondo me. Se abbiamo un giocatore come Altare in panchina. Esatto, che secondo me è stato paradossalmente uno dei più esaltanti nella prima parte di Sì. stagione, quando la difesa era un po' maciullata, diciamo. E beh, è abbastanza incredibile il fatto che comunque rimanga dietro, eppure in un modulo 3 dove comunque tre centrali, un centrale puro più due braccetti ti servono, quindi sì, è abbastanza paradossale che neanche in un modulo 3 riesca a giocare, però insomma. Ci sarà spazio anche per lui, anche perché veramente era uno di quelli che gasava di più, secondo me. Concordo. Passando un attimo al centrocampo, allora, Busio, Tesman e Bjarkason sono partiti dal primo minuto. Beh, Tesman, come al solito, fa sempre il suo, riesce a smarcarsi, riesce a uscire da situazioni difficili, è un grandissimo giocatore. Uguale Busio, secondo me, alla Sì, fine no, Busio, anche è dei migliorato infiltranti, molto. quanti Sì, è cazzo ne abbiamo visti? vero. Cioè, si dà sempre da fare comunque, esce anche lui dalle situazioni pericolose in mezzo al campo, è veramente un giocatore Sì, fondamentale, entrambi. che veramente dà tanto e si dà da fare avanti e indietro, infatti è uno di quelli che viene sempre sostituito comunque a circa 60esimo, 70esimo, Non perché Vanoli comunque non si fidi, ma perché veramente è spompato. Arriva veramente spompato alla fine. Ed è giusto che venga fatto riposare una certa per dare un po' di vivacità. Altro discorso per Bjarkason, però, perché viene sempre preferito da Vanoli. Rispetto a Ellerson. Sì. Però, non so, a me non convince fino a... Cioè, mi convinceva più quando... fino a un po' di tempo fa Ah, quando subentrava. segnava? Quando subentrava, Sì, perché che sì. anche lì da subentrante riusciva a dar di più, come paradossalmente riesce a dar di più Ellerson Ellerson quando adesso quando subentra. entra. Forse è il ruolo che è un po' particolare, Sì, che è ti porta a fare questo. sì, vero, vero. Però non so, a me Ellerson piace di più. Non fanno esattamente lo stesso ruolo, perché poi
tu devi scalare, cioè quando entra Ellerson non si va esattamente a posizionare dove si posiziona Bjarkason, scala il centrocampo e si va a mettere sul centro-sinistra, no? Non lo so, io continuo a preferirlo, però insomma mi fido di Manoli, per carità, non dico niente, però mi sentirei più al sicuro se avessi Ellerson al posto di Bjarkason, partendo dal primo minuto. E magari un Bjarkason subentrante, non è che lo boccio come giocatore in toto. Ecco, tutto lì, anche perché sul primo gol Sì. di ieri è lui che perde palla, no? Lui perde palla e c'è tipo un contropiede. Eh sì, ripartenza pura. E Sì, ripartenza, esatto. Verdi che porta al fatto che Verdi trova il tiro, cioè tira e Viene segna con una deviata. deviazione. E quindi sì, quello un po' pesa, ecco, sul suo giudizio. E i due esterni, Candela, solito lavoro, insomma, è uno di quelli che comunque si è avanti e indietro, è il Corale, modulo stesso che richiede grandissima applicazione, sì, grandissima anche fatica, Zampano va su e giù in continuazione, che il primo però tempo è stato protagonista, perfetto, perché sì. comunque era, diciamo, il gioco si basava molto sulla ricerca di Zampano stesso. Zampano era continuamente ricercato da praticamente tutti, nel senso il difensore, il centrocampista lo cercavano continuamente, sia Vanoli stesso che a un certo punto dice cercate Zampano, cioè fate il giro, ed erano a destra in quel momento, Sì, Candela cercate aveva la Zampano. palla, era proprio davanti a Vanoli, Vanoli ha detto di Giro palla e a a Zampano, Zampano. e arrivare a Zampano. Sì, quindi. O allora, questa scelta è stata fatta o perché il Como aveva dei difetti nella parte sinistra, perché Eh sì, magari si era un po' poteva più offensiva bloccare. la parte sinistra, perché alla fine Strafezza mi pare partesse da destra, e quindi sì, si poteva un po' più offendere, ovviamente quei giocatori lì fanno più fatica a difendere. E quindi sì, probabilmente quello. Diciamo che non ha funzionato per gran parte, comunque non ha dato i suoi Era sempre frutti. fuori gioco Sì, è all'inizio, vero, è vero, è vero, è vero, è andato due o fuori tre gioco. volte era fuori gioco, poi all'ultimo è riuscito, Sì, alla fine del primo tempo, esatto. Dopo che l'ultima avevano segnato azione, loro. sì, un minuto e mezzo dopo. Esatto. Che troviamo il gol. Un gran grosso. Proprio di Zampano, quindi bene fino a quello. Dopo, secondo tempo, non è stato più così cercato. Ha fatto una partita in ordine, Sì, insomma, da normale. 6, ecco, per dirla con i voti. Poi l'attacco. Sì, vabbè, poi Amparo Niente da non dire. commenterei nemmeno, perché No, comunque è esatto. Sì. solito, insomma, gli dai una palla, la butta dentro, cosa devi chiedergli di più e cosa. Non gli puoi dire nulla, è una garanzia. Tra l'altro, primo marcatore in Serie B, quindi i numeri lo testimoniano. Perini. Partita un po', secondo me, ambivalente, nel senso che io di base preferirei vedere l'attacco pesante, ossia Ghitker, poi Ampalo, sempre. Però capisco che in certe partite ti serve magari più movimento, più agilità, e Pierini sicuramente riesce a darla. Però io li vedo fare tante scelte sbagliate, tanta imprecisione, non solo da lui, perché secondo me noi in costruzione proprio spesso facciamo fatica, siamo imprecisi, cerchiamo sempre di fare la roba più difficile in quel momento, il tocco di classe, quando magari essendo solamente un po' più concreti si riuscirebbe a creare qualcosa di più pericoloso. Invece tendiamo a fare un po', diciamo, fare un po' di giri per fare un po' i preziosi, ecco, e quindi ci perdiamo in noi stessi. Sostanzialmente un po' fa girare le balle in certi momenti, perché buttiamo un po' al cesso Alcune certe azioni azioni. che potrebbero diventare decisive. Non che la colpa sia tutta sua, però insomma, non l'ho visto particolarmente bene, ecco, come altre volte. È un Anch'io. giocatore un po' particolare, sicuramente a volte è inciso, però ultimamente secondo me non sta incidendo così tanto. Come Concordo. in altri periodi invece aveva Eh sì. fatto.
Poi come ultimo punto vorrei sottolineare una cosa, nel senso che sto leggendo in molti che dicono teniamoci stretto un posto nei playoff, che quindi facendo, cioè sottolineando il fatto che implicitamente secondo loro non siamo da promozione diretta, non siamo una squadra forte come le altre. Io sinceramente su questo ho dei dubbi, perché se ci paragoniamo magari al Parma, ok, va bene, ammetto, sono più forti. Anche paradossalmente un Palermo che però sta andando meno di quanto vale in realtà, secondo me. Sulla carta magari sono più forti, guardando proprio le figurine dei calciatori, no? Sì. Ok, però con tutte le altre, ok, magari qualche distanza, che ne so, qualcuno può pensare la Cremonese sulla carta è più forte, il Como siamo lì, non lo so. Però in un campionato, come dicevo all'inizio del video, così equilibrato, dare delle sentenze del genere, diciamo che è troppo prematuro. Capisco se discorsi del genere li facciamo magari le ultime giornate dove, diciamo, la classifica parlerà molto più chiaro, dove tutti i punti peseranno sicuramente di più e quindi si potranno già dare delle sentenze quasi definitive. Ma adesso, cioè, dire teniamoci il playoff, non siamo da secondo posto, non siamo da Serie A, non siamo da promozione diretta, è troppo presto, cioè, non è giusto, secondo me neanche i ragazzi se lo meritano. Con tutte le difficoltà del caso, perché non sto dicendo che stiamo giocando benissimo, la squadra è perfetta, siamo mostruosi e non sto neanche dicendo il contrario, che facciamo cagare, tutte le altre cose. Vanno sostenuti perché cioè, con una vittoria e con una sconfitta delle rivali potenzialmente, può succedere, può non succedere e non succederà, però con una vittoria tua e una sconfitta delle altre tu sei sopra, hai detto ogni secondo, per dire un esempio, Sì, infatti non succede, però. non dipende da noi, basta. Ecco, però comunque le distanze sono talmente corte che io l'ho detto anche ieri, secondo me, se non mi ricordo male. Cioè, le ultime giornate per me saranno identiche a queste, nel senso che le distanze in ottica distanze di punti. Magari una di quelle che adesso sta lottando sarà più in basso, potremmo essere noi, potrebbe essere un'altra, non si sa. Avrà perso quindi terreno, ma comunque saremo comunque lì a distanza di 2-3 punti, perché le distanze sono talmente, diciamo, minime tra le squadre, che fino all'ultimo ce la giochiamo e bisogna crederci. E tante squadre sono forti, però noi crediamoci, tutto lì, e non buttiamoci giù e non diciamo che siamo solo da playoff. Per me non è vero, per me la squadra è forte. Come abbiamo visto, abbiamo poi un palo, ci permettiamo di tenere gente come Altare, Gitker in panchina, perché Vanoli ritiene che ci siano giocatori addirittura più forti o giocatori più funzionali al modulo che giocano. Quindi stiamo calmi e non buttiamoci giù da soli, ecco, perché questa squadra per me se lotta e sulla carta per me è comunque da Merita. promozione diretta. Merita. Okay. Però ci deve credere. Esatto, perché sennò non serve a niente. Sempre Forza Unione. Sempre Forza Venezia. Alla prossima.